oggi quelli che sono gli eventi di ottobre, tutti eventi dedicati alla grande enogastronomia, quindi ai grandi prodotti del territorio che arricchiscono la grande cucina cuneese, ed eventi anche particolari come la Notte delle Streghe di Rifretto, che ci porta un po' fuori da tutto quello che è il mondo gastronomico e ci fa vivere sicuramente un evento importante in Valpolicella. Abbiamo proprio voluto far vedere tutte le grandi arti del nostro territorio, quindi le grandi capacità che tutto il nostro territorio può esprimere intorno ai nostri grandi prodotti della terra, e quindi vedremo direttamente qua preparare i grandi piatti del territorio, la grande pasta del nostro territorio, i prodotti che saranno un po' i re del mese di ottobre. Che sapore ha il gusto di ottobre? Sicuramente un sapore intenso, entriamo in pieno in quello che è l'autunno, in pieno in quello che è la grande tradizione culinaria del territorio cuneese. Tutti gli anni ci stupiamo dei grandi numeri di visitatori che arrivano, e visitatori non solo dal cuneese ma anche da fuori regione, anche dall'estero. Abbiamo sempre, grazie alla sinergia con le varie associazioni di categoria, cercato di selezionare sempre di più le aziende per offrire uno spaccato più attinente possibile al nostro territorio con prodotti di eccellenza. E questo è sicuramente una formula vincente che piace ai cuneesi, perché sanno di poter trovare comunque dei prodotti di eccellenza, dei prodotti validi. A parte la grandissima kermesse di stendisti, poi abbiamo il venerdì sera il concerto del conservatorio, il sabato sera Uomini di Mondo, e poi anche il venerdì sera, ma lo diranno poi meglio di me, Confartigianato. C'è una sinergia con la Confartigianato che avrà una serata particolare di cui ci parleranno loro, perché è una serata in sala San Giovanni con i creatori di eccellenza. Confartigianato anche quest'anno grande protagonista, 70 espositori, casa delle golosità, ristorazione nel cuore della piazza, laboratori tematici e grande novità, una cena di gala organizzata con il Comune di Cuneo con scopo benefico. Scopo benefico è quello di sostenere la nuova fondazione dell'ospedale di Cuneo, una cena tutta dedicata al marrone, abbinata non solo alla castagna ma anche con birre tradizionali, tradizionale alla castagna, proprio per celebrare questo frutto autunnale. Capacità di fare sistema comunque cuneese è sempre in massima evidenza. È fondamentale oggi fare sistema, oggi da soli non si può andare più da nessuna parte, è necessario che il territorio si unisca per promuovere le aziende, promuovere le nostre eccellenze, promuovere la gastronomia e portare soprattutto i turisti in questa provincia, che è una provincia che ha ancora tanto da dare. Sicuramente oggi l'artigianato è anche turismo, quando il visitatore viene nella nostra terra porta a casa qualcosa, che sia un prodotto enogastronomico piuttosto che un prodotto dell'artigianato artistico, è qualcosa che appunto parla di artigianato, parla di manualità, parla di passione. Oggi l'artigianato sa esprimere grandi potenzialità e la Fiera del Marrone è proprio un appuntamento importante sul quale valorizzare il nostro territorio. Con tutto il rispetto che ho verso Torino, che sto frequentando di più della provincia di Cuneo in questi giorni, quando me ne torno a Cuneo, qui il gusto del regno sovrano è del migliore del Piemonte. Oggi celebriamo l'avvio della stagione di autunno con gusto, quella che porta sulla tavola e nelle bancarelle delle fiere i grandi prodotti che i nostri bravissimi produttori nei campi, nelle botteghe artigiane elaborano, e con questo ci danno la possibilità di fregiarci in Piemonte, in Italia e nel mondo come la miglior provincia per il gusto, direi proprio sulla terra. We'll be right back.